vostra funzione si presenta come una frazione, la frazione esiste quando il denominatore è diverso da zero. Secondo caso, la funzione si presenta come una radice ennesima di qualche cosa. Allora, occhio, perché se l'indice della radice è un numero pari, allora sicuramente il radicando deve essere maggiore o uguale di zero. Terzo caso, la vostra funzione è una funzione logaritmica. Allora, l'argomento del logaritmo deve essere strettamente maggiore di zero. È ovvio, ragazzi, che se la funzione che vi ha commissionato l'insegnante è del tipo y uguale radice quadrata di una f di x fratto un logaritmo in base a di una g di x, per determinare il campo di esistenza di questa funzione bisogna considerare in contemporanea tutte e tre le condizioni precedenti.